Ehi, hey, nome? No, davvero stai facendo l'intervista? Eh sì, Mariolina? Cosa fai di bello? Sono volontario del PMI Center di Richter al PMI Congress 2017. Ottimo, ti diverti? Sì, abbastanza. Grazie. Prego, ciao. Buona giornata. Ciao. Ciao Dario. Ciao Michele, piacere. Cosa fai? Cosa faccio? Lavoro per una società di ingegneria. Ingegneria? Sì, mi occupo di business development e project management. Lavoriamo in paesi in via di sviluppo e aiutiamo i ministeri a organizzare i loro programmi. Roba tosta. Roba divertente. E viaggi? Molto, sì, sì, molto. Domani vado a Chisinau. Dov'è? Dov'è? Moldavia. Moldavia. La Romania e Ucraina. Sì, no. Va bene, allora ti diverti? Bello, molto, qua. Bello, mi piace, lo farei di nuovo. Molto va bene, ferma qua. Come? Ciao, grazie. Andrea. Cosa fai nella vita? Sono un ingegnere e lavoro per una società di costruzione italiana come analista costi e preparo le gare d'appalto all'estero. Ok, ti diverti qua? Molto, molto, mi diverto, vedo gente, mi interfaccio con persone interessanti. E quindi è un'esperienza che consigli? Sicuramente. A tutti? Sicuramente sì. Grazie. Hai nome? Mauro. Dove stai? A Roma? A Roma, sì, lavoro all'Istat. Cosa fai all'Istat? Mi occupo di project management, perché abbiamo costituito l'ufficio del project management office. Fantastico. E ci occupiamo di organizzare le attività, dare supporto ai colleghi sulla gestione dei progetti. Prima volta che sei volontario? Sì, la prima volta. Ti piace? Molto. Ti conosci un fracco di gente. Sì, è vero, tanta gente e poi... Lo consigli a qualcun altro? È un'esperienza da provare. Benissimo, grazie. Carmine Baragano. E cosa fai? Responsabile dei volontari oggi qui. Coordinatore della truppa. Nella vita? Nella vita faccio project manager per NTT Data, quindi roba settore ICT consulting, come mi sono anche preso questi preziosissimi gadget. Senti, ma cosa diresti a uno che volesse fare il volontario? È bellissimo e ti diverti tantissimo, quindi l'anno una prossimo? Grande esperienza. L'anno prossimo ci sarà poi l'evento a Berlino, quindi andranno tutti. Si può fare anche il volontario a Berlino, giusto? Si potrà fare anche il volontario a Berlino, ma sicuramente per il nostro chapter c'è tanto e tanto da fare, quindi venite da noi che abbiamo bisogno di supporto, perché ci si diverte, si conosce tanta bella gente e si mangia bene anche. Qui stava parlando del chapter Central Italy, però anche il Northern Italy chapter. Assolutamente, ha bisogno di volontari. Assolutamente. Siamo sì. Nell'acqua. No, vabbè, c'è sempre tanto da fare, ma ci si diverte. Grazie. Ilenia di Catania. Ciao, Dario. Ciao, Ilenia. Ilenia, cosa fai? Io sono architetto di Messico, lavoro per un'impresa di costruzione di concrete a Veneto. E oggi sono qui come volontaria del PMI a Roma. Bene. E che cosa fa un volontario? Spiegalo ai futuri volontari. Aiuta nell'organizzazione dell'evento, il giorno dell'evento stesso, e si occupa di appoggiare durante le conferenze con è qualcosa che suggeriresti di fare ad altri iscritti? Sì, sicuramente sì, è un'esperienza importante, un padre dove si fa molto lo sport, ci sono presenti interessanti, cioè free coffee, si mangia bene, sì, però si lavora. Però si lavora. Grazie. Aspetta. Allora, ciao, qui Dario. Antonio. Olivieri, sì. Senti, tu cosa fai di bello? Allora, io lavoro in Ericsson. In Ericsson? Sì, sono project manager. Mi occupo con i colleghi a capire che esperienza è questa volontariato, come ti trovi? Ma è la mia prima esperienza volontariato, è la prima volta qui al congresso e mi è piaciuto molto. Lo raccomanderesti? Sì, molto. Interessante, no? Ti cambia un po' il punto di vista. Sì, sì, molto. Poi anche la partecipazione ai seminari è stata molto interessante. Nome e cognome? Paolo Pirani, ciao. Ciao, che cosa fai nella vita? Nella vita faccio project manager alla Ericsson. Anche tu? Sì. Ma è tutto il gruppo qua. Siamo in tre. Sì, dai. Senti, che cosa vuol dire fare il volontario per te?
stato cercare di dare un contributo, give back to the profession. Ma ti sei divertito? Sì, un gruppo bello, divertente. Quindi cosa raccomandi ai futuri volontari? Di fare questa esperienza perché è molto bella, umanamente appagante. Va bene, grazie. Grazie, no, ciao. Come? Sì. No, ecco qua. Sergio Frutò. Allora, chi sei? Io sono il direttore dei volontari del PMI Central Italy Software. È il nostro boss, per intenderci. The boss. Cosa fai nella vita? Organizzo eventi. Ormai posso dire che faccio questo. No, io lavoro per engineering, ingegneria informatica e mi occupo di progetti in ambito di vita. Okay. Sono un militare. Come si organizza 30 o 40 volontari per un congresso? Tanta pazienza, tanto tempo, tante pazienza, tempo, una buona scheda telefonica, qualche weekend e qualche nottata. Però diciamo l'importante è far capire ai volontari quello che possono avere dagli eventi che organizziamo, che non è semplicemente alzarsi alle 7:30 del mattino come peraltro bisogna fare, ma l'importanza di partecipare, di avere un incontro con un volume di persone che è veramente da guardare. E cosa ti dà? Cosa ti dà? Tante conoscenze, tanti link, tante nuove esperienze, tanti punti che puoi prendere dalle varie sezioni. Cosa raccomandi a chi vorrebbe fare il volontario in futuro? Cosa raccomando? Valutare bene il tempo libero che c'è a disposizione, perché quello è importante, perché diciamo dobbiamo pianificare il nostro tempo libero, perché per fare il volontario deve avere un po' di tempo libero. Quindi se uno riesce a pianificare il suo tempo libero è importante, perché però rischia che l'esperienza da una cosa costruttiva diventa semplicemente un piccolo input. Ma di provare. Da provare assolutamente, eccomi qua, se no io sono volontario. Sono il primo dei volontari. Grazie. A te. Ciao.